partecipiamo appunto a questi momenti di confronto, momenti di divulgazione, momenti di comunicazione, ma anche di confronto con, sia con gli enti territoriali che con appunto la comunità estesa, nel senso di operatori economici, perché chiaramente ci muoviamo all'interno di un sentiero nuovo, quello dei sistemi di condivisione dell'energia, definiti appunto all'interno del decreto legislativo 199 del 2021, quindi molti di voi già conoscono perché già abbiamo avuto degli incontri in precedenza anche sui territori dove è stata fatta un'opera anche precedentemente alla pubblicazione al 30 giugno del bando e dell'ordinanza, quindi oggi facciamo sicuramente una chiacchierata che va un po' più nel merito delle attività. Giusto un'introduzione. L'introduzione nasce dal fatto che il piano complementare è un piano complementare a doppia mandata, no? Manda una nei confronti del PNRR e l'altra nei confronti della ricostruzione. Ragion per cui quello delle comunità energetiche dovrebbe essere proprio un elemento fondamentale, tra i due, cioè il fatto di poter agevolare la ricostruzione dei territori colpiti e dall'altro poi di essere complementari ai bandi, ad esempio quello del MITE che diceva prima la dottoressa Marano. Quindi di fatto l'obiettivo è proprio quello di stimolare l'installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili e contestualmente appunto riuscire a ravvivare la costituzione di comunità energetiche. Quindi l'obiettivo del bando che noi abbiamo pensato nel corso di mesi, e ringrazio il GSE, la dottoressa Pancaldi e tutti i collaboratori che hanno dato profuso uno sforzo importante, oltre ovviamente al professor Corvaro, che è il nostro consulente esperto, e dicevo appunto che l'idea iniziale è stata proprio quella di estenderlo oltre alla produzione di energia elettrica anche alla produzione di energia termica. Questa direi è stato un primo punto importante che voi ritrovate all'interno del bando, cioè l'idea di poterlo estendere anche alla produzione di energia termica nelle varie forme, ovviamente, purché con una condizione di distribuzione dell'energia in modalità teleriscaldamento ai sensi dei diversi decreti e leggi che si sono susseguiti nel tempo. Quindi che è comunque una forma di condivisione dell'energia. Il vettore non è elettrico, è termico, è pur sempre una condivisione. Il secondo punto è poi, ovviamente, è la presenza, come avete visto all'interno del bando, del soggetto beneficiario. Il soggetto beneficiario è l'ente territoriale locale, la pubblica amministrazione. Abbiamo dato una definizione quanto più ampia possibile. Chiaramente nella Costituzione o costituenda CER si aggregano intorno a questo soggetto, diciamo così, una serie di soggetti che possono essere ovviamente privati, persone fisiche o aziende, e in questo caso noi abbiamo messo l'accento proprio sulla possibilità eventualmente di incentivare la presenza del privato anche grazie al fatto che il privato può mettere a disposizione superfici, diritto di superficie, locazione, può dare la possibilità quindi al soggetto pubblico che in qualità di beneficiario sta partecipando al bando piuttosto che alla costituenda CER, dà la possibilità di poter andare a installare l'impianto fotovoltaico piuttosto che altre tipologie di impianti. Quindi questa collaborazione privato-pubblico è sostanzialmente, cioè, molto attesa perché non sfugge a nessuno che chiaramente il pubblico, cioè la pubblica amministrazione in generale, gli enti territoriali locali potrebbero non avere spazi a disposizione sufficienti per una certa disponibilità di aree, no? O di fonti per poter produrre comunque energia da fonte rinnovabile, che comunque rappresenta un filone importante. E qui abbiamo poi aperto a questa duplice possibilità, cioè il fatto che nel caso in cui l'ente territoriale locale non riesca a costituire la CER per mille motivi, c'è comunque la possibilità di dare un contributo nella forma, avete visto, del 50% per comunque la realizzazione di un impianto.
Quindi ci sarà un cofinanziamento in questo caso. Negli altri casi il contributo è al 100% e questo contributo copre, come avete visto all'interno dei vari articoli, c'è cioè di tutto, la progettazione, ovviamente le varie apparecchiature, l'elettrificazione, l'attesa nell'elettrificazione dei consumi, i sistemi di controllo intelligente dell'energia, i sistemi anche di il contributo anche all'assistenza amministrativa, giuridica, tecnico-giuridica per la costituzione delle comunità, perché sapete bene che il decreto legislativo 199 è estremamente largo, ammette come un soggetto giuridico autonomo, come appunto soggetto che può essere, come dire, avere i requisiti per poter diventare una comunità energetica, quindi in questa dimensione così larga c'è la possibilità appunto per i soggetti di andare a costituire un soggetto giuridico, insomma, di qualsivoglia natura, e quindi in questo caso una parte del contributo viene concessa proprio affinché figure esperte giuridico-amministrative possano conferire tutto il supporto. Nonché ci siamo anche noi in una dialettica ovviamente di confronto, di supporto, anche con la nostra struttura giuridica, con il nostro ufficio giuridico, per poter, e ovviamente con il supporto anche del GSE, cercare di dare, poi sicuramente la dottoressa Pancaldi dopo ci parlerà di best practice che si stanno avviando in Italia, c'è un gran fermento e quindi sicuramente iniziano ad esserci già delle esperienze molto positive che fanno un pochettino da pietra miliare a cui noi possiamo tendere ovviamente in questo bando. Quindi dicevo, i contributi sono molto larghi, nel senso c'è la possibilità appunto l'obiettivo è proprio l'installazione di impianti di energia, non ci sono delle limitazioni particolari, può essere l'idroelettrico, può essere il fotovoltaico, può essere ovviamente la biomassa per quanto riguarda la parte del teleriscaldamento, quindi la parte dell'energia termica, quindi ci sono formulazioni molto, molto ampie, come avete visto all'interno del bando. Addirittura abbiamo inserito proprio all'ultimo, devo dire, all'ultimo nel senso nella fase di gestazione, prima della promulgazione, anche i costi che vengono sostenuti per l'allaccio alla rete di distribuzione, no? Secondo le regole tecniche del TICA, no? Il testo integrato delle connessioni attive, all'interno del quale ovviamente bisogna andare ad allocare delle risorse per gli oneri di allacciamento. Quindi tutta la parte ovviamente progettuale e tutta la parte poi di realizzazione e posa in opera. Quindi di fatto il bando, come avete visto, contiene degli allegati che mettono in luce appunto la manifestazione di interesse a costituire almeno due soggetti, diciamo così, possono costituire una comunità. Quindi di fatto ma possono essere anche molti di più. Quindi abbiamo allegato appunto per facilitare la compilazione, per aiutare, per guidare all'attività diversi allegati, anche un modulo un documento di indirizzo alla progettazione per appunto i soggetti attuatori, cioè per i comuni, gli enti territoriali locali, per poter consentire di avere un iter chiaro nella definizione della strategia, che è una strategia che è finalizzata non solo a individuare l'impianto, ma nel calibrare bene la dimensione dell'impianto che dovrà produrre energia rinnovabile e i consumi attesi dai vari punti POD collegati all'interno di questa comunità. Quindi cercare il bilanciamento è uno degli obiettivi. Avete visto, c'è una tabella che all'interno della quale ci sono dei criteri di ammissibilità, dei criteri di premialità. Ovviamente tra i criteri di premiabilità la numerosità degli associati, dei consociati alla comunità, ma anche il bilanciamento è uno degli aspetti importanti, è un aspetto su cui ci sono dei punti di premialità. Quindi gli allegati aiutano a guidare la richiesta. Ecco, ovviamente, come dire, si premiano anche, come sapete, c'è il limite del megawatt, quindi viene premiato non soltanto la produzione di energia termica elettrica, ma anche il revamping di impianti esistenti. Su questo, ovviamente, in questo caso, il criterio di ammissibilità è un criterio
che premia la nuova installazione rispetto al revamping dell'impianto esistente, così come si premia la progettazione di livelli superiori rispetto a uno studio di fattibilità tecnico-economica, piuttosto che a un DIP che rappresenta, diciamo, l'entry level, cioè il livello di ingresso iniziale per poter accedere, no, a questo mondo. Quindi si premiano ovviamente nuove installazioni di energia, si premia anche la cogenerazione ad alto rendimento, si premia la numerosità della configurazione di condivisione dell'energia, si va a premiare la contestuale elettrificazione dei consumi o comunque la disposizione di sistemi per la mobilità sostenibile, con una premialità crescente in funzione del valore economico atteso da questa fattispecie, l'utilizzo in sistemi efficienti dell'energia, e qui anche si dà un'ulteriore premialità, così come l'eventuale partenariato pubblico-privato, perché ovviamente il privato può mettere in campo le sue expertise, il suo know-how, la sua conoscenza, e quindi all'interno delle caratteristiche definite dal codice degli appalti e quindi nella definizione insita nel codice degli appalti, un partenariato pubblico-privato vede la compartecipazione di una risorsa pubblica e di una risorsa privata attraverso sia la fase della progettazione che dei lavori, ma anche la fase di gestione dell'impianto, e quindi lì abbiamo lasciato grande apertura per capire proprio qual è la risposta da parte del privato rispetto a questo obiettivo. Viene premiata ovviamente si premiano le proposte provenienti dal comune capofila con un numero di abitanti inferiori a ad esempio inferiore a 3.000 abitanti a 4 punti, insomma si premiano i piccoli comuni e si premia anche il bilanciamento dell'energia tra la quantità di energia sottese all'interno della comunità, degli impianti nuovi sottesi all'interno della comunità rispetto ai consumi. Qui siamo andati anche nel merito di quali consumi, quindi abbiamo estrapolato un valore medio di 5 anni partendo a ritroso, ovviamente anche considerando anni precedenti al 2016, perché sappiamo bene che nelle zone terremotate ci sono stati dei fermi e quindi i consumi degli ultimi anni possono anche essere nulli, ma non perché non c'è il consumo, ma perché c'è stata l'inagibilità dell'immobile, dell'attività, della famiglia, quindi del punto di consegna, il POD proprio del contatore. Ecco, questa è ovviamente poi ci sono le disposizioni rispetto alle tempistiche che, come ricordava la dottoressa Maranò, vide nella fine di ottobre la chiusura e nel 15 dicembre la fase di screening delle domande ricevute da parte appunto della struttura commissariale e del soggetto della struttura di missione 2009, che sono i due soggetti attuatori di questa misura che, ricordo, include comunque i territori colpiti dal sisma 2016 e dal sisma del 2009, e quindi due soggetti attuatori, e poi ci saranno ovviamente una pluralità di soggetti responsabili ai sensi del PNC, che saranno appunto i soggetti beneficiari dei contributi. Dottoressa Maranò, io mi fermo qui, in modo da lasciare spazio anche a un confronto, tanto agli altri interventi e poi sicuramente al confronto successivo.